standing on the corner with my bucket in my hand. I'm waiting for a woman who ain't got no man. Yeah, cause my bucket's got a hole in it. Siamo con Luigi Barile, rappresentante del Comitato Genitori. Quest'oggi si festeggia la fine dell'anno. Quanto è presente il Comitato Genitori all'interno dell'Istituto Infantile? Allora, per il Comitato Genitori quest'anno e anche gli altri anni è stato molto presente. Siamo qui, ci troviamo oggi qui per festeggiare con i bambini che lasceranno l'istituto dell'infanzia per accingersi alle scuole primarie, dove noi insieme a tutti quanti abbiamo pensato con il comitato di dare un piccolo dono, che è una cosa irrisoria, ma per noi è una cosa molto grande, perché è un lavoro che abbiamo portato avanti in tutto l'anno. Quindi regaleremo una matita e gentilmente abbiamo organizzato una piccola festicciola anche con un clown che si esibirà in tutto modo gratuito, che dopo lo ringrazieremo, il signor Domenico, che si esibirà in questo piccolo spettacolino per i bambini. E quest'anno è stato un anno molto, molto importante per noi del comitato, dove abbiamo lavorato tutti quanti insieme, abbiamo portato a termine il nostro progetto di regalare qui all'Istituto dell'Infanzia un televisore, perché ne avevano veramente bisogno, e quindi ci siamo riusciti con gli sponsor e con il nostro lavoro, con le nostre vendite di beneficenza e mercatini che abbiamo organizzato, a regalare questo televisore. Un ringraziamento particolare va al preside, perché si mette con noi molto a disposizione, e lo ringrazio perché quest'anno ha fatto anche lui una cosa molto importante con noi: ci ha organizzato un bel corso di informatica, dove tutte le mamme sono state molto contenti di accingersi all'era informatica, quindi con questa iscrizione online e queste cose, la disponibilità sia del preside sia delle insegnanti, che sono state carinissime nell'aiutare tutti i genitori a far vedere come funziona il sistema informatico. Rita Colella, qual è la vera forza del Comitato Genitori? Allora, la vera forza del Comitato Genitori è proprio quello di dare il suo sostegno, il suo supporto a tutte le iniziative che la scuola pone in essere, e non solo seguire le nostre linee, ma anche essere propositivo, quindi organizzare di suo e proporre alla scuola delle iniziative a supporto delle nostre attività progettuali anche a livello finanziario. Io, prima di entrare nel merito del Comitato Genitori, volevo porre un po' l'attenzione sulla nostra scuola. La nostra scuola, che, di cui io sono docente, e sono anche onorata di essere collaboratrice del dottor Bozza, che è il dirigente scolastico. Il dottor Bozza, che è un dirigente che in maniera molto metodica, sistematica, in questi anni ha costruito proprio il circolo di Gricignano, portandolo ad essere quello che è oggi, avvalendosi ovviamente di tutto un coordinamento di base che è dato anche dal Comitato Genitori. Il Comitato Genitori, che in questi ultimi anni ha acquisito maggiormente forza, è diventato quasi un organo che fa parte integrante della nostra scuola.